Invitato dall'associazione culturale che porta il suo nome, con il patrocinio del comune e della città metropolitana, è arrivato a Torino il maestro giapponese Lenji Matsumoto, autore di Capitan Harlock e di altri celeberrimi capolavori che hanno segnato la storia del fumetto e dell'animazione, Yamato, Galaxy ed Express 999. Giovedì 14 novembre, a Palazzo di Città, Lenji Matsumoto ha incontrato i giornalisti. Moltissime le domande, a cui il maestro ha risposto con grande generosità, raccontando diversi particolari della sua vita e illustrando gli aspetti più importanti della sua attività artistica e i valori a cui da sempre si ispira per la creazione delle sue opere. L'artista giapponese sarà a Torino fino a domenica 17 novembre, giorno in cui, alle 11, insieme all'assessore alla cultura della città di Torino, Francesca Leon, e alla consigliera delegata dell'istruzione della città metropolitana, Barbara Zarà, premierà i vincitori del concorso a tematica ambientale, l'universo e la sua casa, la madre terra e la nostra. Ideato dalla città metropolitana e rivolto agli studenti dei licei artistici di Torino e provincia. Le opere premiate sono state scelte tra i 27 elaborati pervenuti alla giuria da licei artistici Primo, Cottini e Passoni di Torino e dal Buniva di Pinerolo e dal 25 aprile Faccio di Castellamonte. Già in quegli anni vedevo il problema ambientale che si stava manifestando e avevo il presentimento che la situazione sarebbe diventata quello che poi purtroppo sta diventando oggi, e quindi avevo già compreso come fosse necessario pensare alla difesa del pianeta. E noi abbiamo solo una terra che dobbiamo assolutamente difendere, e siamo noi in qualche modo che stiamo, come umanità, che stiamo appunto depredando il pianeta, stiamo maltrattando il pianeta, e siamo veramente a rischio, a forte rischio di estinzione. È una bella opportunità per i nostri ragazzi di conoscere un fumetto che era per noi giovani di allora un fumetto importante, perché portava dei temi assolutamente attuali, e quindi è stato interessante lavorare appunto per i licei artistici, che sono poi i nostri studenti che hanno partecipato a questo concorso. Ci sono quasi una trentina di elaborati e il nostro ospite Lenji Matsumoto sarà poi lui a decidere tra i candidati definiti da una specifica giuria tecnica, insomma, chi sarà il vincitore. Ma importante secondo me è stata la partecipazione a questo concorso, proprio perché ha permesso ai nostri ragazzi di misurarsi con un eroe dei loro genitori, e allo stesso tempo appunto con un tema veramente molto attuale. Sarò presente anch'io alla premiazione e ringrazio appunto tutte le scuole che hanno deciso di partecipare a questo concorso.